Grazie, scusate, credo abbiate capito perché mi sono emozionato e certamente per il ritorno, perché è stato insomma un periodo abbastanza pesante per tante persone. E quindi è un momento veramente importante, perché come Grand Prix Corallo, in quest'ultimo anno abbiamo perso sia il direttore artistico e stampa Toto Torri, col quale è cresciuto, ricordo, nel 99, una chiacchierata con lui e Daniele Piombi a Sanremo, proprio in occasione di una trasmissione di Rai 1, che era gli Oscar della televisione, e lui dice: perché non vuoi fare una cosa simile in Sardegna, per esempio, con la premiazione di personaggi magari sardi? Poi da lì si è evoluta, dopo 4 anni dedicati agli sportivi sardi, anche al mondo televisivo e della cultura nazionale. Poi anche Ettore Nuara, che era stato sino alla scorsa edizione presidente della giuria, ex caporedattore della redazione romana di TV Sorrisi e Canzoni, un grandissimo amico, con loro insomma è cresciuto tantissimo questo premio. E poi insomma, e poi tante altre cose che purtroppo fanno parte della vita. Questa edizione, lasciamo perdere cose tristi, l'ha detto il sindaco, insomma, tanti personaggi, io così presento chi saranno i personaggi in questa 20ª edizione. Alcuni sarebbero dovuti essere già premiati 2 anni fa, altri invece sono stati scelti insomma questi ultimi mesi, come ad esempio il vincitore del premio musica, che è Human, che ha vinto il Festival di Sanremo Sezione Giovani. Quest'anno è stato protagonista appunto di Sanremo, e quindi avremo qua il vincitore di Sanremo Giovani. Avremo sempre per la sezione musica la vincitrice di All Together Now, programma di Canale 5 con Michel Hunziker, l'edizione speciale vinta da Daria Biancardi, che sta provando in Italia e negli Stati Uniti uno spettacolo dedicato ad Aretha Franklin, e qua farà insomma, naturalmente un piccolo estratto di quello show. Una voce straordinaria quella di Biancardi. Ma andiamo con ordine. Abbiamo il premio alla carriera. Il premio alla carriera qui nasce, dire la verità, da un gancio di Carlo Branca a proposito di giornalismo sportivo, perché l'ho avuto ospite proprio nella televisione radiofonica Radio Monasterio, Ezio Luzzi. Quindi l'idea di dedicare un premio ovviamente doveroso a Ezio Luzzi, e prima la carriera dedicata a Toto Corri, insomma, voce storica e giornalista di tutto il calcio minuto per minuto. Poi premio TV dedicato a Daniele Piombi, alla conduttrice di Uno Mattina a Caffè, Roberta Amendola. Poi il premio giornalismo Ettore Nuara va a Paolo Petrecca, che è il direttore di Rai News 24, e poi Milo D'Agostino, che è il conduttore di punta di Sky TG 24. Premio cinema teatro va all'attrice Vanessa Gravina, che è protagonista di una fiction di grande successo su Rai 1 con oltre 3 milioni di telespettatori. Poi premio serie televisiva, una serie televisiva importante, che è La Casa di Carta, prodotta da Netflix, e andrà a Darko Pericic, che è uno dei personaggi per chi segue la serie e lì è Helsinki. Preparato del premio musica, premio radio va ad Angela Mariella, che è il direttore di Rai Isoradio. Poi premio Catalunya, insomma, per questo c'è sempre stato, per insomma, ricordare naturalmente il legame tra Alghero e appunto la terra catalana. E qua avremo l'attore Marc Pareco di Barcellona, e lui è protagonista maschile della soap opera di Canale 5, Una vita con il personaggio di Felipe. Poi abbiamo il premio Vanisana, il premio Vanisana dedicato ad uno sportivo nell'ambito calcistico sardo, e qua premieremo Bernardo Mereo, responsabile del settore giovanile del Cagliari. E poi abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per i giovani, Giovani Promesse, e quest'anno Giovani Promesse, qua il premio del presidente Marcia, si va al giovane tennista algherese Lorenzo Carboni, insomma, un grandissimo campione, più che meritato, e Silvia Spano, che è neocampionessa del mondo di powerlifting, anche lei algherese. La musica, oltre Human da Sanremo, da Biancardi, da All Together Now, ci saranno anche, ci tengo a sottolineare, grazie a Giovanni Chessa, Metto Nicola, Biancardi non canterà su base musicale, canterà accompagnata da una band, e sarà la band di Alghero di Pirati ad accompagnare Daria Antonio Fortunato e Sergio sono Interisano e Angelo Salari, Angelo Salari, si accompagneranno Daria Biancardi, e poi avremo la band
Blackboard, che ti sono di Porto Torres. La giuria, presidente di giuria, Jaume Santacana, che è produttore cinematografico e televisivo catalano, poi giornalisti di Sky, Franco Ferraro e Roberto Inciocchi, poi abbiamo il responsabile della comunicazione RAI, che tra l'altro con le nuove nomine è passato anche responsabile della comunicazione del Festival di Sanremo, dell'amico Lorenzo Briani, poi Jessica Nicotra, che è giornalista della rivista Chunk, e l'attrice spagnola, questa è una new entry nella giuria, è l'attrice Montse Alcoverdo, per chi segue Una vita su Canale 5, la Ursula, per capirci, insomma. Novità nel ruolo di direttore artistico e stampa, c'è Simone Torri, che è figlio di Toto, quindi mi sembra una prosecuzione importante. Il giorno prima dell'evento, quindi questo è sabato 9 luglio, per non farci mancare niente, il giorno prima, venerdì 8 luglio, alle ore 11, alla sala conferenza del quartiere ci sarà un evento organizzato in collaborazione con l'Ordine regionale dei giornalisti della Sardegna. Si parlerà di radio e informazione, ci saranno Angela Mariella, direttrice di Raiso Radio, Lorenzo Briani, responsabile della comunicazione Rai, Gianni Garruccio, giornalista e scrittore, e poi a coordinare sarà naturalmente Francesco Birocchi, che è presidente dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna.